La verità è che non c'è mai stata la volontà da parte dei sindacati, e sapete io cosa ho detto, non voglio più parlare con i sindacati perché non ci è utile, quel confronto ci crea più ostacolo che agevolazioni rispetto alla soluzione da individuare. Infatti siamo arrivati a dicembre senza una soluzione condivisa, a quel punto per andare incontro alle esigenze invece di quella parte di ambulanti che vogliono lavorare, non vogliono creare problemi, porre ostacoli e fare polemica. C'è la parte di ambulanti che vorrebbe lavorare, e arriviamo anche a questo punto tra poco, c'è quella parte con cui ho preferito interloquire, per la quale con mie ordinanze, assumendomi anche una responsabilità importante, ho immaginato di individuare l'area di Campo Genova che questa amministrazione aveva prima riqualificato, ridonandola alla città. E perché ho detto l'amministrazione? Perché quando abbiamo fatto la valutazione di bilancio con quei soldi avremmo potuto fare tante altre cose. Abbiamo scelto invece, posto che il mercato non si poteva più tenere a Piazzale degli Irpini, abbiamo scelto di andare incontro a quelle istanze, anche della comunità, e di impegnare 200.000 euro lordi per riqualificare quell'area. Successivamente il sindaco con sua ordinanza poi l'ha individuata temporaneamente per far svolgere il mercato. Questa è la storia. Quindi questa amministrazione responsabilmente ha detto c'è un problema, vogliamo affrontarlo. Prendiamo i soldi, potremo fare altre cose, riqualifichiamo un'area. E se la ricordate, non è che dovesse essere bonificata, ma quell'area era degradata, ma parliamo di un'area che utilizzeremo anche per tante altre cose, e che era un po' lasciata nel dimenticatoio, e invece è un'area che sicuramente ci darà tante soddisfazioni in prospettiva. Successivamente con l'ordinanza poi ho sospeso il mercato, anzi ho interrotto la sospensione e ho attivato la possibilità di fare il mercato in quella zona, sapendo che certamente l'iter delle autorizzazioni non era concluso, ma sempre per andare incontro a quelle esigenze. Oggi posso dire grazie. A chi ha fatto il ricorso? Dico grazie. Perché così il mio eccesso di disponibilità evita rischi. Quindi io sono contento di questa ordinanza. Quello che avrei potuto fare io, ma non ho voluto, per andare incontro a quella parte di ambulanti che invece vorrebbero lavorare, e fossi in voi vi porrei la domanda, perché ad oggi 70-80 ambulanti hanno pagato in parte tutta la quota di debito e per l'altra parte una rata e non vanno a fare il mercato? Io chiedo da 2 mesi al sindaco un'area, il sindaco me la assegna comunque perché quell'area è utilizzabile per il mercato, poi vediamo le autorizzazioni e tutto il resto, ma io mi sono assunto le mie responsabilità per andare incontro a quelle esigenze e 80 persone non vanno a fare mercato. Una bella domanda. Vediamo se nei prossimi giorni otterremo anche la risposta. Il TAR non può conoscere la condizione dell'area, ma se io dico al TAR che lì è presente una discarica con metalli pesanti, piombo, è chiaro che il TAR dice mi fermo. Che qual è il motivo per cui il TAR alla fine fa il decreto? Per motivi di salute pubblica e igiene. Giustamente, se dico al TAR senza ascoltare l'altra parte, io perché ho detto inaudita altra parte? Perché noi non siamo stati chiamati a poter rappresentare lo stato dei luoghi. Perché la procedura così prevede. Se io scrivo che lì c'è una discarica, non ho portato il ricorso, ce l'ho dall'altra parte, che c'è la presenza di rifiuti pericolosi, inquinanti, non c'è niente, è chiaro che il TAR in maniera precauzionale dice fermi tutti. Decreto di sospensione, e quindi sospensiva dell'ordinanza, ci vediamo in udienza. Io reputo anche comprensibile e giusta la scelta del TAR. Se non avesse detto, lì c'è una bomba ecologica, fermi tutti. Prima fermiamo, poi andiamo a vedere se è vero, però prima fermiamo, perché se è vero avrei responsabilità. Quindi la decisione, io quando ho letto il ricorso ho detto, avranno la sospensiva, l'avrei data anch'io. Poi vai a verificare però, in quel luogo e non c'è questa bomba ecologica. Non mi sembra, anche perché lì vicino ci sono abitazioni, lì vicino passano auto, ospitiamo i tifosi avversari. Cioè, se ci fosse una bomba ecologica dovremmo evacuare. C'è lo stadio, c'è l'ospedale.
se ci fosse una bomba ecologica in quella zona dovremmo evacuarla. Quindi mi sembra che il ricorso di chi ha voluto far chiudere il mercato strumentalmente ha esposto una situazione che noi andremo a chiarire, ma onestamente io ringrazio chi l'ha fatto il ricorso, perché così con più tranquillità noi ultimiamo i nostri lavori e poi il 18 andiamo a verificare se riaprire o meno il mercato, posto che Piazzale degli Irpini non è idoneo, si rassegnassero, chi continua a fare battaglie strumentali su Piazzale degli Irpini sapesse che lì il mercato non si può fare. E quindi o si va a Campo Genova o non si fa il mercato. E l'amministrazione valuterà, con calma però, senza stress. Ora abbiamo tempo fino al 18 di marzo, poi avremo l'udienza, poi c'è la sentenza, poi possiamo andare anche in secondo grado. E che urgenza c'è? Vogliono utilizzare questo atteggiamento? Bene, altrimenti togliamo di mezzo questi sindacati, io voglio solo interloquire con gli ambulanti. Però a patto che gli ambulanti mantengano gli impegni. Non possono chiederci di modificare la piantina, perché poi l'autorizzazione dell'ASL non l'abbiamo ancora, perché ci hanno chiesto, gli ambulanti, di cambiare l'area per gli alimentari. Perché altrimenti ad oggi i lavori per adeguarla li avremmo fatti, cosa è successo giustamente, ci hanno chiesto, per questioni anche di opportunità, di migliore organizzazione, di delocalizzare l'area alimentare che per intenderci avevamo immaginato di ubicare dove oggi ospitiamo i tifosi delle squadre avversarie. Ci hanno chiesto di spostarla su, verso dove c'è oggi il bagno. Perché così praticamente viene fuori un rettangolo che è simile al rettangolo dello stadio. E noi abbiamo accolto questa richiesta. È evidente che spostando l'area alimentare su, c'è bisogno lì di fare i lavori e c'è bisogno di avere per quell'area l'autorizzazione dell'ASL. E noi stiamo temperando alle prescrizioni che l'ASL ci ha già consegnato. Questa è la questione. Quindi noi andiamo avanti tranquillamente. Nel frattempo speriamo anche che il PD Ambiente possa concludere lo spostamento del centro di raccolta ambientale nell'area che si trova di fronte, cioè ex Cecchini per intenderci, in modo che andremo anche a liberare tutta quella parte. E chiudo. Rispetto alla questione centro di raccolta ambientale, c'è un dato che dobbiamo sottolineare. L'area di Campo Genova è 24.000 metri quadrati, quella che stiamo riqualificando, 24.000 metri quadrati. Il centro di raccolta ambientale la occupa per 8.000, quindi gli altri 16.000 sono tutti, diciamo, idonei, nel senso che non c'è nessuna prescrizione o dubbio rispetto a quello che hanno scritto. E di quest'area di 8.000, per ora 3.900 sono stati oggetto di intervento, di ripulitura e risistemazione. Anche perché non abbiamo effettuato scavi, abbiamo semplicemente ripulito, asfaltato e risistemato, dando anche dignità a un'area che secondo noi non solo la meritava e che non poteva stare in quelle condizioni, ma che secondo noi, riconsegnata alla città, può darci grandi soddisfazioni.